Abbiamo anche l'importante bisogno di avere un corridoio davanti. Qui ho messo la foto del plastico di Gismondi, che sta al Museo della Civiltà Romana, molto interessante perché si vede che il studioso ha osservato le stesse cose nostre, perché ci sono dei dettagli che riconoscono benissimo, che appartengono ai grandi ori, e dettagli che possono solo essere osservati a Portus. Dunque lui nel suo plastico ha fatto un po' una specie di resume di queste sue osservazioni, e dunque possiamo vedere appunto questo corridoio centrale, e vi farò vedere qualche dettaglio dopo. Poi un'altra caratteristica, ma questo ho visto anche stamattina Simon, che faceva vedere quel pezzo di magazzino trovato da casa, che aveva la stessa piccolo dettaglio che conosciamo bene, e questa piccola rianfranza dei muri dell'apertura, che anche a Roma so che ci sono degli esempi, e questa piccola rientranza era particolarmente adatta allo stoccaggio sfuso, nel senso che la larghezza di questi muri corrisponde a una dei battenti della porta, e dunque aprendo la porta non ci stava il pericolo di invasione della merce dentro la zona di apertura della porta. E dunque è un piccolo dettaglio, però quando c'è possiamo pensare che almeno la merce sfusa poteva essere stoccata. Un'altra grande caratteristica sono le soglie sopraelevate. Dunque, sopraelevate dal livello di circolazione del corridoio antistante, e questo sicuramente ci aveva un effetto igienico di base, nel senso che questi corridoi molto frequentati potevano essere non sempre puliti, e dunque il fatto di poter saltare quota permetteva di proteggere e di igienizzare le scelle di stoccaggio. Pensiamo con i colleghi che poteva avere un certo effetto a livello carico e scarico, nel senso una persona dentro la scella poteva più facilmente prendere un sacco di uno che arrivava piuttosto che passare. Questo è tutto da sperimentare sulle nostre spalle. E un'altra cosa di cui si parla molto quando si parla di magazzini di Oria sono i famosi pavimenti sopraelevati, sospensure, che qui disegna molto bene, noi certo li abbiamo ritrovati, faccio vedere qualche foto dopo. E qui nei magazzini Traiano abbiamo, però ne parlo dopo, la larghezza dei muri divisori, che dovevano certo sostenere la volta, e dunque 90 cm, qualcosa di abbastanza architettonicamente buono nella media, però avevano sicuramente il loro certo effetto a livello dello scambio di temperatura, perché 90 cm permettevano almeno sui lati di poter proteggere, avendo poi sotto il pavimento sopraelevato e la volta sicuramente abbastanza spessa, era protetta dalle variazioni. Finalmente ci sarà solo la superficie della porta che poteva creare problemi. Il rivestimento idraulico delle pareti interne, che vedremo, e questa è una cosa sempre legata all'igienizzazione delle scene, soprattutto se si decideva di mettere il grano, cosa che non è obbligatoria, ne parliamo dopo. Doveva essere regolarmente pulito, eccetera, e dunque il nostro cacciopesso era indispensabile. E poi alla fine presenterò anche qualche esempio della caratteristica della faccia a vista laterizia delle scelle di stoccaggio. Dunque adesso, solo per far vedere degli esempi realmente, potete rendervi conto della larghezza notevole dell'entrata, sapendo che comunque c'è un corridoio davanti, come su questo dettaglio del plastico, e corridoio che noi non abbiamo più come in elevazione, ma di cui abbiamo ritrovato quest'anno la fondazione. Noi l'abbiamo cercato quasi un mese, perché noi la cercavamo più o meno a metà, un po' più largo, e invece poi ci siamo accorti che bastava avvicinarsi della facciata, e questo
questa fondazione che sostiene dunque qualcosa, un colonnato, forse era più chiuso, non possiamo definire il ritmo di questi pilastri che sostenevano questa volta, delimita un corridoio estremamente molto piccolo di un metro e mezzo. Un metro e mezzo che due persone con un sacco è difficile passarci, dunque ci ha stupito un po' questo dato, ma perché no? Poi un altro esempio, sempre riprendendo la lista, volevo farvi vedere questi famosi rientranza di apertura della porta, dettaglio tecnico notato e spiegato da Rickman, però sicuramente anche visto e studiato da Gismondi sul suo plastico. Lui ci mette poi qui un pezzo di legno di protezione supplementare, non sono sicura che possiamo esserci, perché la manipolazione diventa un po' complicato, però questo dettaglio l'ha ripreso anche Rickman nella sua descrizione e teoricamente non serve questa palanca in più. Questa rientranza è interessante accorgersi, in grandi ore saranno approfondite dal mio collega Nicola Montex domani, ma solo per questo piccolo dettaglio tecnico è interessante rendersi conto che tutti gli orea non ce l'hanno e che nell'esempio del grandi orea di Ostia, nella fase questa viola chiaro, che è di epoca di Comodo, che è una fase costruttiva molto importante perché cancella completamente l'aspetto dell'elevazione dell'epoca del primo secolo, cioè le rasa al suolo, come altre cose di cui parlavamo stamattina, e ricostruisce all'identica utilizzando le stesse fondazioni con un'apertura dove non era sempre previsto questo piccolo rientranza. Sì, abbiamo l'impressione, visto che la stessa fase costruttiva c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, e chi l'ha aggiunto dopo, ci stava una specie di esitazione su questo dispositivo. All'inizio, conoscendo solo i grandi orea, eravamo partiti sull'idea, allora è sotto comodo che arriva questa novità tecnica, però ci rendiamo conto che questa rientranza lo possiamo osservare su scelle traiani a Portus, dunque forse lì possiamo pensare che a livello di che cosa doveva essere stoccato dentro, forse c'è stato lì una piccola esitazione che alla fine hanno deciso di mettere sfuso, grano, nei grandi orea, speriamo, e dunque l'hanno aggiunto dopo. Un esempio di queste nostre soglie sopraelevate, che sono sempre molto, molto pesanti, tipo 30 cm di altezza, dunque molto massicce, che hanno dunque queste tracce di assi che permettevano dunque l'apertura verso l'interno, che certo, visto che già il corridoio faceva solo un metro e mezzo, era meglio non aprire di dentro, eccetera. E lì Gismondi aveva rappresentato le soglie, però con l'esempio grandi orea. E l'esempio grandi orea c'è questa particolarità di avere dei buchi dentro in collegamento con i canali delle sospensioni che passano sotto il pavimento. Dettaglio che quando siamo arrivati a Porto volevamo trovare a ogni costo e non trovavamo, ma poi pensandoci è vero che siamo in condizioni climatiche completamente diverse e sempre attraverso i spunti e le discussioni che abbiamo con i nostri colleghi fisici siamo anche arrivati alla conclusione che in ambito completamente marittimo come Portus era anche molto pericoloso a lasciar passare l'aria umida d'inverno sotto i pavimenti senza poter controllarlo, e dunque ben venga che sono chiusi.